Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Pantarei, tutto cambia, ma proprio tutto, evidentemente anche l'amore. Senza annoiarvi su dinamiche sociali e motivazioni che hanno spinto i sessi a cambiare, descriviamo brevemente cos'è divenuto oggi l'amore. Mi verrebbe da chiedermi cos'è diventato l'amore ai tempi del sta scrivendo. È divenuto un gran casino, qualcosa che pare non avere né capo né coda, non avere certezze, ma solo punti di domanda. Vivere di attese, di strategie, di visualizzati, di like tattici, di casualità e banalità. Oggi l'amore non è più quella cosa che solo tua è del tuo partner, ma è di tutti, di dominio pubblico, dei tuoi amici, dei tuoi conoscenti, anche dei tuoi ex. Magari gli stessi ex che ti mettono qualche mi piace solamente perché il tasto uccidere non è ancora stato inventato. L'amore ai giorni nostri è quella cosa frenetica che ti accelera, quando invece avremo bisogno solo di qualcuno che ci rallenti. Siamo passati da una generazione che si scriveva lettere a una generazione che si manda le emoji alle 3 di notte, da una generazione che credeva nel romanticismo a una che crede che ignorare sia utile per conquistare qualcuno, da una generazione che progettava una vita insieme a una che alla parola progettare a lungo termine si sente soffocare. Chissà se in una generazione come questa sarebbe mai stato possibile vivere una storia d'amore come quella di Le pagine della nostra vita. Non credo proprio. Viviamo in una generazione che ha paura di provare sentimenti genuini e, in alcuni casi, quando ci sono, ha paura di dimostrarli. Quando qualcuno è arrabbiato con te, non ti aspettare alcun chiarimento. Ci sarà un atteggiamento abbastanza patetico, dove tramite i social ti dedicheranno frecciatine cattiverie in piccole dosi. Se ti piace qualcuno, glielo devi far capire, sì, ma non troppo, sennò si prendono paura. Sembra tutto catalogato da regole, e se non giochi secondo le regole che la società ti detta, semplice, perdi. Forse la regola è che non ci sono regole, e neanche modelli giusti e modelli sbagliati, almeno secondo me. Ma andiamo a sentire cosa ne pensano i miei coetanei a proposito. Oi, ciao! Chi è? Oh, la madonna. Sono i cantanti di strada! Dagli una sterlina e mandali a fanculo! Magari. Basta. Reazione spontanea? Gli chiudi la porta in faccia. Come mai? Non so, non ci credo a queste stronzate. Non ci credi? Come mai? La tua vita amorosa è sfortunata? No, no, quello lì no, però boh, sono cose che succedono solo nei film. Secondo voi è possibile al giorno d'oggi vivere una storia d'amore che sia come quella dei film? Assolutamente no. Allora, secondo me quella dei film è molto inventata, ovviamente è un film. Però penso che una storia d'amore buona, sana, ci possa essere. Secondo te com'è l'amore ai giorni nostri? Cioè, c'è stata un'evoluzione nel tempo, su questo siamo tutti d'accordo, ma in meglio o in peggio? Boh, penso in peggio, perché io vedo i miei nonni, vedo i miei genitori, cioè soprattutto i miei nonni, e vedo che comunque non vedo più tanti rapporti duraturi come quelli dei miei nonni, che se una volta si rompeva qualcosa si cercava di aggiustarla e non si buttava via per niente, mentre adesso si tende a buttarla senza aggiustarla. Quelle di oggi sono relazioni più, secondo me, è brutto da dire, però superficiali. Quelle di una volta erano più sane e genuine rispetto a quelle di adesso. Cioè, non tutte ovviamente, però... Devo anche rispondere? Assolutamente. Una domanda di riserva? Non c'è, non... solo questa. Solo questa. Non è serio.
è molto profonda come risposta, però è questa la verità, non è serio. Non è serio? Motivami questa risposta. Allora, prima di tutto esperienze personali e poi perché oggi come oggi l'amore è apparire, ma non esserlo. È migliore perché con i telefoni tipo... È migliore? Sì, perché con i telefoni puoi stare più in contatto con qualcuno che ami. Una volta c'erano le lettere, ma non li vedevi. Analizzando la società, ecco, non solo la tua vita privata, secondo te come sarà l'amore tra 10 anni? Bella domanda. Peggio, meglio, come? Come sarà una coppia tra 10 anni? Sicuramente ancora più aperta di quella che è oggi. Matrimoni zero e coppie aperte, basta. Quanto contano i social nelle relazioni di oggi? Allora, dipende. Nel senso, ci sono persone, coppie, che basano, cioè non basano, però danno molta importanza ai social, tipo con le foto, 3000 foto su Instagram, bacini, bacetti, che per la carità ci sta. Però magari, cioè, dicono che le relazioni più solide siano quelle meno visibili agli occhi di tutti. E può anche essere vero. Però influiscono i social, secondo me. Mentre io penso che influiscano molto i social, perché sai, io conosco coppie che perché hai messo il like a quello là, cioè poi magari gli piaceva il cielo in quella foto, e ci sono tante cose del genere che sinceramente sono troppe, cioè troppo causate dai social, troppi litigi causati dai social. Ho scoperto di aver le corna con WhatsApp, cioè se può interessare. Però ragazzi, uno scoop in diretta per Occhio Pavese. Ti è mai successo di essere friendzonata? No. E di friendzonare? Sì. Con che scusa? Cioè, scusa, se hai usato mai delle scuse o sei una ragazza molto diretta e sincera? No, gli ho detto che eravamo solo amici, punto. Lui come l'ha presa? Bene, siamo ancora amici. Aspetta che tiro fuori l'elenco. Sì, sì, no, beh, quello sì, sicuramente. Ma te l'hanno detto sinceramente o magari inventando qualche scusa? Beh, inventando sicuramente qualche scusa. Perché... Ma anche tu l'hai fatto? Beh sì. Che scusa inventavi? Dai, diccelo. Ti vedo proprio come un'amica, tu sei troppo per me, quando invece... Bruttissima, tu sei troppo per me, bruttissima. No, però è la verità, eh. Sì? Sì, è successo. È successo. Restare con te? E perché? Guarda, stiamo già litigando. Sì, noi siamo così. Noi litighiamo. Tu dici a me che sono un arrogante figlio di puttana e io ti dico quando sei una rompicoglioni. Se lo sei, il 99... E allora? Allora non sarà facile, anzi sarà molto difficile. E dovremo lavorarci ogni giorno, ma io voglio farlo perché io voglio te. Io voglio tutto di te, per sempre. Io e te, ogni giorno della nostra vita. Vuoi fare una cosa per me? Smettila di pensare a quello che vogliono gli altri. Non pensare a quello che voglio io, a quello che vuole lui o a quello che vogliono i tuoi. Tu che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Non è così semplice. Tu che cosa vuoi? Secondo te, l'amore al giorno d'oggi, quindi negli anni in cui viviamo noi, com'è? È particolare e ognuno ha i suoi punti di vista. Tendenzialmente i ragazzi vogliono divertirsi, sono pochi che conoscono, che desiderano proprio la storia seria. Cioè magari ad alcuni capitano e se la fanno andare bene, cioè dicono oh sì, ben venga, è arrivata, però se no mi diverto. E le ragazze anche loro cercano sempre meno di impegnarsi, dicono c'è tempo. Dipende dai punti di vista, perché comunque se è una relazione dura è un amore bello, però basta un niente per mandare a lotto di tutto. Secondo te prima era così, bastava un niente? O niente no, però prima era diverso di adesso. Adesso sono molte ragazze che... o ragazzi, Certo. Che comunque o se ne fregano o stanno insieme per convenienza. Prima non esistevano i cellulari. Secondo te è quello l'arrivo dei cellulari, dei social che ha sancito? Fotte tutti, il cellulare fotte tutti. Come mai? Perché sì, magari cioè lei lo tradisce magari e si viene a sapere alla fine. In qualche modo si viene a sapere. È sempre di lei. Sì, lei o lui. No, lei, soprattutto lei. Allora, l'amore al giorno d'oggi va preso, diciamo, un po' più alla leggera, perché la gente, anche ai 16 anni, come alla mia età, cercano sempre le relazioni, quelle serie, quella roba. Io dico, alla nostra età bisogna divertirsi, non bisogna cercare le relazioni serie. Una relazione seria si può cercare ai 20 anni. Io penso. Ma una volta era così secondo te? Una volta no, non era così. E tu preferisci adesso rispetto a prima?
Ma io dico di sì, perché alla fine alla nostra età, giovani, bisogna divertirsi. Una volta, cioè, sì, a 16 anni si pensava già a mettersi famiglia, perché 16 anni si trovava il fidanzato, 17, 18, cioè 18-19 più che altro, si pensava a fare un figlio, una famiglia, a sposarsi. Ma quindi una storia d'amore come vediamo nei film è impossibile ai giorni nostri? Ai giorni nostri dipende se ti riferisci alle persone della nostra età. Perché, sì. Allora... Cioè, la nostra generazione, ecco. È rara. Sono d'accordo. Che ruolo giocano i social network in queste relazioni di oggi? I social network fungono da, secondo me, da disturbo, perché una relazione non può basarsi sul social network, perché senza contatto non c'è rapporto. Siete mai stati friendzonati? Sinceramente? Sì, sì, sì. Molte volte anche. E voi avete mai friendzonato qualcuno? Sì. Ma con delle scuse o con sincerità? Delle volte con sincerità, delle volte con delle scuse. Tipo? Dai, raccontacene una. Dipende dal caso. Non so, per me va bene rimanere amici. Cioè, basta. Ci uscivi una volta e non mi piaci. Cioè, alla fine ti devi trovare bene con una persona. Sin dall'inizio. Se non ti trovi bene dall'inizio, puoi anche lasciare andare tutto. Tu? No, io no. Non ho mai friendzonato nessuno. Mai? Sì, un sacco di volte. Almeno è sincera. E come l'hai presa? Beh, male, non è mai una cosa che si vive bene, una friendzone, cioè... Invece di friendzonare tu qualcuno? Sì, mi è successo, cercato di farlo nel modo più delicato possibile. Ma usi delle scuse o sei molto diretta? Io sono diretta. La scusa più stupida o bizzarra con cui hai lasciato qualcuno? Sono gay. Vabbè. Ah, ok, va bene. No, la scusa è sono gay. Ti sei inventato di essere omosessuale. Ma magari ho raccontato una bugia, cioè non ho detto la verità, per cui ho lasciato un ragazzo perché era un po' imbarazzante e allora... Però... E allora hai trovato una scorciatoia. Ho trovato una scorciatoia, esatto.